Parto da qui. Questa casa, penso, spero che la riconoscete. Qui a Bella Luna. Mi trovo a Hollywood, ci ho fatto apposta andare in retromarcia. Sono arrivata a Santa Monica. Ok, ed eccomi qua, prima mia uscita qui a Los Angeles. Questa casa, penso, spero che la riconoscete, perché sono stata varie volte qui, nella stanzetta di qua, di questi signori del Guatemala. E adesso vado a fare un giro, vi faccio vedere un po' qui intorno. Penso di andare verso Hollywood o al mare, non lo so, vediamo. E quindi state con me e vediamo dove vi porta. Sto andando a prendere l'autobus che mi porterà chissà dove, chissà se andrò verso Hollywood o verso Santa Monica, non lo so ancora. Adesso appena arrivo là deciderò, perché oggi si sta bene, e 20 gradi e soleggiato. Parto da qui, mi trovo a Hollywood e precisamente a Hollywood Boulevard, sulle stelline, sulla Walk of Fame, e dietro di me qua c'è la Brea, dove inizia o finisce, non lo so, Hollywood, la Walk of Fame, e vi faccio vedere qua camminando, passeggiando, cosa c'è di nuovo, cosa c'è di aperto e cosa c'è di chiuso. State con me. Questa è la palestra LA Fitness, di nuovo aperta, sono di nuovo aperte. Continuando di qua, abbiamo un target nuovo, che questo non c'era quando io sono andata via a gennaio, quindi bene, un target qui ad Hollywood fa veramente comodo. Questo è il cagnolino di Target. Abbiamo il museo delle cere Madame Tussauds, come vedete è aperto, i musei sono riaperti e c'è anche abbastanza gente che entra e fa la fila. Proseguendo, il Chinese Theater è chiuso. Nell'altro lato qua vedete due negozi nuovi che vendono cose e pupazzetti giapponesi. Là abbiamo il cinema e il Capitan, il più famoso di Los Angeles qui a Hollywood, ed è aperto. L'ingresso dei vari negozi qua dentro questo centro commerciale che si chiama Kodak. Qui sotto c'è nascosta la stella di Trump. Anche questo museo delle cere dietro di me è aperto e c'è abbastanza gente che fa la fila per entrare. Questo è un museo nuovo per me, perché non l'ho mai visto, prima non c'era. Questo delle cose giganti, un museo delle illusioni. Tanta gente in fila che aspetta per entrare. Come avete visto, piano piano qua centro, diciamo, di Hollywood si sta riprendendo. C'è anche abbastanza gente perché è sabato, molte più persone che passeggiano, che vanno in giro, va bene così. Spero che si arriverà anche a questo punto in Italia. Questa macchina, ragazzi, così incidentata, è stata vittima di un signore che era con la macchina davanti a questa e si sono arrabbiati tutti e due i conducenti, e il guidatore della macchina davanti è andato tutto marcia indietro per fare un dispetto a questa macchina e poi è andato via. Mi dispiace, ma in questa macchina c'erano anche dei bambini, quindi veramente non so come andrà a finire. Qualcuno avrà preso la targa o avrà fatto il video. Io non ho fatto in tempo, questo è incidente avvenuto.
quindi mi dispiace, speriamo che risolvano presto la situazione, perché veramente ci ha fatto apposta andare in retromarcia contro questa macchina. La scorsa volta giocare Gratta Vinci qui da Ralph mi ha portato fortuna, quindi ci provo di nuovo. E niente da fare, la macchina è spenta. Adesso andiamoci a prendere il pranzo. Ok, pranzo preso. Siccome non si può mangiare dentro, torno in stanza a fare pranzo. Ed eccomi arrivata in stanza. Adesso mangiamo. Mi sono presa il solito chow mein con il pollo e la salsa teriyaki. E adesso vediamo un po' cosa c'è dentro il biscottino. Non so se lo mangio perché sono abbastanza piena, però almeno leggiamo cosa c'è dentro. Il biscotto della fortuna. Speriamo bene. Allora, your clever mind will lead you to many rewards. Non si legge. Allora, Panda mi è costato $7.56. Ecco qua il conto, non so se si vede bene, $7.56, perché il chow mein col teriyaki chicken costa $6.90. e 66 centesimi di tasse. Sono arrivata a Santa Monica, però prima di andare a fare un giretto al mare vado a fare una passeggiata per la Third Promenade, perché mi vado a prendere un caffè. Thank you. Adesso mi godo un po' il mio caffettino qua davanti a Starbucks e guardo un po' la gente che passa. Quanta gente c'è oggi, e tenete conto che oggi è domenica. La situazione qui sembra quasi essere normale, perché di gente ce n'è tanta, i negozietti sono aperti, non si può mangiare dentro, tanti mangiano fuori, seduti, al mare ci sono tante persone, c'è tanto vento come sempre, tanti gabbiani, bellissima giornata oggi, 30 gradi, qui si può dire che siamo tornati quasi quasi alla normalità.
tardi ed è buio, come vedete, ma sono venuta ad aiutare il mio amico Max nel suo bellissimo food truck Bella Luna. Venite tutti a mangiare la pizza qui a Bella Luna. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, quindi sempre semplicissimo, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando uscirà il mio prossimo video, pollicino in su se vi è piaciuto, commentate qui sotto, noi ci vediamo al prossimo video e alle prossime live, ciao ciao, un abbraccio da Los Angeles! Questo è un barattolo di fagioli.